Buongiorno e bentrovati a Prima Notizia, il nostro appuntamento quotidiano dedicato alla rassegna stampa e web, tutti i primi aggiornamenti dalla Basilicata. Tanti come sempre gli argomenti che andremo a trattare nella nostra mezz'ora insieme anche in questo giovedì 29 settembre 2022, ma questa mattina partiamo dalla sanità e dalla querela sulle liste d'attesa e i tetti di spesa. Nessuna soluzione dal recente tavolo della task force, trascorsi 10 giorni fissati dalla risoluzione del Consiglio regionale lo scorso 16 settembre. Ma dal Dipartimento Sanità ancora non arrivano risposte. Preoccupati i referenti della specialistica ambulatoriale privata che hanno presentato alla Regione Basilicata un dossier con tutte le possibili soluzioni. Noi facciamo il punto nel servizio di Celestino Benedetto. Nessuna soluzione dal recente tavolo in regione della task force insediatasi da più di 10 giorni con l'obiettivo di trovare una risposta alla questione delle liste d'attesa bloccate. Preoccupati i referenti della specialistica ambulatoriale accreditata che dal confronto si aspettavano risposte immediate a garanzia non solo del recupero delle circa 440.000 prestazioni non erogate, ma anche della tenuta occupazionale delle strutture private accreditate all'erogazione delle prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale. Ma le due delibere della Giunta regionale sui tetti di spesa stanno bloccando da mesi le attività in assenza di risorse. 16 le strutture che solo un mese fa hanno scoperto di aver raggiunto il budget fissato. Michele Cataldi, referente dell'unità di crisi, intervenuto all'incontro con i tecnici del Dipartimento, ha presentato un dossier con l'obiettivo di illustrare i termini di legge e le economie disponibili per poter risolvere subito il problema. La soluzione risiederebbe nelle risorse inutilizzate del comparto privato accreditato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato a cui fanno riferimento le due delibere sui tetti di spesa. Servirebbero nell'immediato 10 milioni di euro per evitare il tracollo, mentre altri 3 milioni potrebbero essere recuperati con un nuovo DDL. La crisi ha bisogno di risposte immediate, evidenziano dall'unità di crisi che attende soluzioni, considerato che il termine di 10 giorni fissato dalla risoluzione approvata in Consiglio regionale lo scorso 16 settembre sono ormai trascorsi. In apertura sull'edizione odierna della Nuova del Sud si parla invece di reddito minimo di inserimento, la bomba è scoppiata, questo è il titolo scelto dalla Nuova, beneficiari agguerriti per 5 anni sfruttati dai comuni senza malattie o contributi di alcun genere, oggi sostituiti grazie ai fondi del PNRR, ma da liberi professionisti, amici di, si procede alla stabilizzazione, occuperemo Viale Verrastro questa la posizione dei beneficiari. Per quanto riguarda invece un altro sussidio, questa volta su base nazionale, mentre ricordiamo il reddito minimo di inserimento, una misura su base regionale introdotta in Basilicata nel 2015, per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, dicevamo il disagio sociale, sono 13.598 le famiglie lucane beneficiarie del reddito della pensione di cittadinanza, lo dicono i dati diffusi dall'INPS aggiornati allo scorso mese di agosto, e l'Istat rincara la dose, un nucleo su 5 vive in povertà relativa. Ci spostiamo nel taglio alto per i commenti post elezioni politiche, nessuna chiusura per le regionali, Italia Viva si gode il risultato del terzo polo e avverte aperti sia a destra che a sinistra, il test delle politiche è ottima base. E con Azione c'è totale sintonia, dice il partito lucano di Renzi. Per quanto riguarda invece il PD, situazione di caos dopo la sconfitta elettorale, da Matera piovono accuse al segretario La Regina e punge anche l'ex parlamentare Margiotta. Poi una storia di buona sanità che arriva dall'ospedale San Carlo di Potenza, dal ricovero d'urgenza al compleanno con i suoi cari, è stato un miracolo, sconfitto il mostro. Silvana, curata dai medici di neurochirurgia appunto all'ospedale San Carlo di Potenza. Ci spostiamo nel taglio basso per parlare del trasporto locale di Potenza, dove i bus saranno gratuiti per tutto il mese di ottobre, al via infatti il periodo di transizione per Micolis che subentra
a Trotta. Per quanto riguarda invece il cinema, Imma Tatarani riparte forte, parliamo in particolare di fiction televisive, oltre 4 milioni di spettatori, share del 25% per la puntata in onda martedì. Si è trattato della prima puntata della seconda stagione della fiction di successo di Rai 1. Sempre per quanto riguarda il cinema, sfilata di VIP per il Matera Film Festival, premio alla carriera a Giovanna Ralli. Infine la pagina sportiva, ieri è tornata in campo la Serie D, due delle tre lucane del girone H sono tornate in campo, prima vittoria stagionale per il Lavello, Francavilla invece purtroppo sempre più ultimo in classifica con appena un punto raccolto nelle prime quattro giornate di campionato. Ci spostiamo alle pagine interne della Nuova del Sud, a pagina 3 in particolare per approfondire la notizia di apertura, reddito di inserimento, la bomba è scoppiata, sfruttati dai comuni e oggi sostituiti secondo esigenze politiche. I tavoli in regione hanno finito col scatenare la reazione dei beneficiari che a distanza di 5 anni chiedono la stabilizzazione come avvenuto per i disoccupati della categoria A. Trovate tutti i dettagli su questa notizia nel pezzo della collega Mariolina Notar Giacomo a pagina 3 dell'edizione odierna della Nuova del Sud. Ci spostiamo a pagina 2 per parlare invece del reddito di cittadinanza, che viene percepito da 13.598 nuclei familiari lucani, uno su cinque vive in povertà relativa. In Basilicata complessivamente sono quindi 26.470 le beneficiari di almeno una mensilità di reddito o pensione di cittadinanza, secondo gli ultimi dati dell'INPS aggiornati allo scorso mese di agosto, mentre per l'Istat il 17,7% delle famiglie non ce la fa a sostenere le spese per mangiare e curarsi. Noi ora invece parliamo di transizione energetica e lavoro, esigenza che deve andare di pari passo con la tenuta occupazionale, secondo la FIM-CISL, che ha promosso ieri una giornata formativa destinata in particolare ai lavoratori metalmeccanici e dell'automotive lucano. Ce ne parla Michelangelo Russo. Mettere al riparo la tenuta occupazionale dai rischi rappresentati dalla transizione energetica è la mission di fondo che ha animato la giornata formativa promossa dalla FIM-CISL per approfondire i temi legati allo sviluppo sostenibile con particolare riguardo al settore metalmeccanico e all'automotive, tema centrale per il comparto Stellantis di San Nicola di Melfi e per tutto l'indotto già alle prese con le riduzioni delle commesse e i continui stop alla produzione in vista del passaggio al full electric, con il rischio di veder crollare il fabbisogno di manodopera del 30%. Per questo il sindacato, per rendere consapevoli i lavoratori, ha effettuato una ricerca condotta su un campione di 312 operai di 10 imprese lucane per stabilire il livello di conoscenza delle tematiche del risparmio energetico e dell'economia circolare, ma i risultati sono stati deludenti. Solo 3 lavoratori su 10 hanno dichiarato di conoscere i 17 obiettivi ONU e i concetti di giusta transizione, di cui la necessità di investire nella formazione. Abbiamo fatto un questionario dove abbiamo visto anche le difficoltà di approccio oppure di capire bene come andare avanti. È importante fare sinergia per trovare le soluzioni tutti insieme, per difendere il lavoro, i lavoratori e per guardare il futuro in maniera sostanziale verso un green che salvaguardia la nostra, il nostro ambiente. Per quanto riguarda le imprese, il 25,3% ha dichiarato di porre attenzione all'ambiente, il 24,5% alla sicurezza, il 15% sia alle persone che alla certificazione dei processi produttivi. Per la FIM-CISL la sfida è affrontare un tema complesso come la rivoluzione green, con l'obiettivo di elaborare proposte per trasformare l'attenzione per l'ambiente in nuove opportunità di sviluppo per le aziende, salvaguardando così i posti di lavoro. Esatto, e questo è proprio il concetto di giusta transizione, cioè saper tenere i temi dell'ambiente e del lavoro insieme, ed è quello che facciamo in giornate come queste con i nostri delegati, ai quali cerchiamo di fornire degli spunti, degli strumenti per poter contrattare sia in maniera difensiva, con la consapevolezza che bisognerà parlare di ammortizzatori sociali che accompagnino la transizione, ma anche in maniera costruttiva con le imprese, dai quali anche i nostri comportamenti possono diventare elementi per poter portare qualcosa in più anche a livello salariale ai lavoratori. A
Pagina 4 dell'edizione odierna della Nuova del Sud, spazio anche alla cronaca giudiziaria con quanto sta avvenendo nel Tribunale di Matera e lo stato di agitazione degli avvocati della città dei Sassi. Svilito il ruolo del difensore, questa è la posizione della Camera Penale che ha proclamato lo stato di agitazione parlando di una gestione delle udienze irrispettosa. Appello alla magistratura per ristabilire un clima di collaborazione reciproca nell'interesse di tutti. Senza riscontri a breve termine sulle criticità evidenziate sulla gestione delle udienze penali e civili, non si esclude l'astensione dalle udienze da parte appunto degli avvocati del foro di Matera. Ci spostiamo a pagina 5 per parlarvi di una storia di buona sanità che arriva da Potenza e dall'ospedale San Carlo. Così ho sconfitto il mostro, la toccante storia di Silvana, curata con successo dai medici di neurochirurgia al San Carlo. Dopo il ricovero, l'intervento per asportarle una massa non meglio identificata al cervello, con la donna che dice è stato un vero e proprio miracolo. Per quanto riguarda invece i numeri della pandemia, oltre 200 i nuovi contagiati inseriti nell'ultimo bollettino diffuso dalla task force regionale ieri pomeriggio, tasso di positività in leggero calo al 23% rispetto al 27% di martedì, nessun decesso ma c'è un paziente in più al San Carlo, nessuno ricoverato in terapia intensiva. Ed ora invece noi torniamo a parlare dell'analisi del voto dopo le recenti elezioni politiche. Italia Viva Basilicata guarda al futuro dopo la performance incoraggiante ottenuta, il miglior risultato regionale del binomio Calenda-Renzi in tutta Italia. E per questo si guarda con fiducia alle regionali del 2024 senza escludere possibili accordi. Il servizio è di Donato Carbonella. Un progetto politico congiunto, con l'auspicio di poter arrivare ad un partito unico che guardi con fiducia alle elezioni europee e alle regionali del 2024. È quanto il gruppo regionale di Italia Viva si è prefissato di fare dopo il risultato soddisfacente ottenuto alle scorse politiche, pur non avendo eletto alcun candidato. Quel 12% a livello regionale ottenuto dal cartello congiunto Azione Italia Viva rappresenta non solo il miglior risultato raggiunto dal terzo polo in Italia, a livello nazionale la media delle preferenze raggiunta tra Camera e Senato è stata del 7,79%, ma anche una possibile strada per il futuro, tenendo conto del fatto che il simbolo frutto del binomio Calenda-Renzi è risultato il primo partito in una ventina di comuni lucani, superando sul dato regionale le percentuali di Lega e Forza Italia. E nell'ottica di un accordo si guarda tanto al centrodestra quanto al centrosinistra. E soprattutto dobbiamo continuare a fare un lavoro di prospettiva consolidando il progetto moderato e riformista, essendo collaborativi, propositivi nelle proposte politiche e continuando a costruire un progetto di futuro anche per la Basilicata. Questo è il nostro modo di fare e si rafforza dato il risultato molto incoraggiante che abbiamo registrato in queste politiche. Ma noi siamo dell'avviso che chi vivrà vedrà, cioè nel senso che innanzitutto dal punto di vista nazionale vedremo l'atteggiamento di Italia Viva e di Azione rispetto a come evolverà il quadro nazionale. Credo che sicuramente possiamo dirci in questo momento alternativi a questo governo regionale e guardiamo con interesse a tutti i moderati e ai riformisti, tanto nel campo del centrodestra quanto nel campo del centrosinistra. Sui temi dominanti, il confronto politico regionale, Brai e Polese hanno sostenuto che la Basilicata ha bisogno di interventi immediati sul sostegno alle imprese, sanità e giovani. Resta la delusione per l'elezione sfiorata alla Camera da Polese e la consapevolezza di aver portato in Parlamento solo 3 lucani su 4 eletti. Non c'è era una dinamica molto particolare quella alla Camera, recuperarla con i resti il Parlamento, la rappresentanza parlamentare. Siamo molto dispiaciuti invece che a rappresentare la Basilicata ci siano 4 extra regionali, questo sì, lo abbiamo detto, e la territorialità per noi è un elemento fondamentale. Su questo veramente siamo molto dispiaciuti. A pagina 6 della Nuova trovate il report sulla conferenza stampa di ieri del terzo polo lucano. Nessuna preclusione, aperti a sinistra e a destra per vincere le regionali. Italia Viva, il risultato delle elezioni politiche ottima base, totale sintonia con Azione sui territori. Non si può dire altrettanto per il PD lucano, dove volano ancora stracci. Da Matera accusa la regina ipocrita a dire di aver sradicato i sistemi. Gravella torna sulla candidatura del segretario e Margiotta parla della questione
Regione Rosa. Tornando invece ad Azione, al partito di Carlo Calenda nomina la nuova segreteria a Marcello Pittella, la delega sulle regioni, l'ex governatore passato appunto ad Azione dopo il clamoroso per certi versi addio al Partito Democratico dopo la mancata candidatura alle ultime politiche. Ci spostiamo ora a pagina 7, siamo alle notizie da Potenza Città, si parla di trasporto pubblico da sabato via la gestione Miccolis, gli autobus saranno gratuiti per il primo mese. Ieri mattina in prefettura il passaggio di consegne con trotta, ma i primi biglietti di viaggio verranno richiesti soltanto da novembre dopo il necessario periodo di transizione per mettere appunto tutte le novità. Noi restiamo a Potenza che si candida a diventare capitale europea dei giovani 2024. Il protocollo di intesa tra amministrazione comunale e associazione extra è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa. Alla città vincitrice del titolo sarà assegnato 1 milione di euro, come ci spiega Lucia Pietrafisa. Sono Palermo e Brescia le due ultime capitali dei giovani. La prossima potrebbe essere Potenza. Sono stati l'assessore alle politiche giovanili Vittoria Rotunno e il presidente di Extra, l'associazione degli ex studenti dell'Università degli Studi della Basilicata, a presentare il protocollo d'intesa finalizzato alla redazione del dossier per la candidatura a capitale dei giovani per il 2024. Un percorso che giunge al termine di una serie di attività rivolte ai giovani. Sicuramente c'è tantissimo da fare perché le prospettive sono poche, sia dal punto di vista lavorativo che sociale e dal punto di vista anche della possibilità per i ragazzi di coesione tra loro. Abbiamo attivato già il forum dei giovani, a breve ci saranno anche le elezioni che abbiamo dovuto rinviare per i due appuntamenti elettorali che ci sono state, ma insomma abbiamo già pronta la delibera e porteremo a termine questo percorso che visto coinvolti tantissimi ragazzi della città e devo dire anche dell'Interland. Questa idea di candidare la città di Potenza a città dei giovani è un'idea che è arrivata anche su sollecitazione, soprattutto su sollecitazione dell'associazione Extra, che è l'associazione di ex studenti dell'università, che hanno proprio sottoposto alla nostra attenzione tutte quelle che sono le possibilità, ma anche quelle che sono le criticità che riguardano le potenzialità per i giovani in città. Quello di fare di Potenza la capitale dei giovani 2024 è davvero un obiettivo ambizioso. Il dossier sarà approntato nei prossimi mesi, così da poter essere presentato al Ministero per la Cultura nell'autunno del 2023. L'esito della selezione sarà comunicato ad inizio 2024. La città che si aggiudicherà il titolo riceverà fondi per 1 milione di euro, grazie ai quali si potrà intervenire in diversi ambiti. Un riconoscimento che consentirebbe di far diventare Potenza una città a misura di giovani. Potrebbe risultare un po' un ossimoro mettere Potenza come città dei giovani per il 2024. In realtà noi crediamo che sia l'unico possibilità di sviluppo mettere al centro i giovani, quindi rendere la città sicuramente molto più inclusiva, molto più sostenibile, a misura di giovani sotto tutti i punti di vista, quindi per non far partire degli studenti che escono dalle scuole superiori e per far riavvicinare studenti che si sono laureati qui e lavorano fuori, quindi il nostro obiettivo è proprio di far rinsaldare il senso di appartenenza verso il territorio e verso tutta la comunità. Pagina 10 della nuova spazio alla fiction televisiva di Imma Tataranni che riparte forte, oltre 4 milioni di spettatori per l'amata fiction Tra i sassi. Dopo il grande successo della prima parte della stagione, al via gli ultimi 4 episodi della serie ambientata a Matera. Share del 25,2% per la prima puntata andata in onda su Rai 1. Ci spostiamo alla pagina sportiva con il focus sulla quarta giornata di Serie D che ha visto impegnate 2 delle 3 lucane del girone H. Primo successo stagionale per il Lavello, i Dauni cancellano lo 0 andando ad espugnare il San Francesco di Nocera con un gol dell'ex Bruno all'11° del primo tempo. 0-1 il risultato finale con mister Zeman che dice abbiamo aspettato tanto, la gioia si moltiplica e Lavello festeggia quindi per i primi 3 punti stagionali.
Non è andato altrettanto bene invece al Francavilla, sempre più ultimo in classifica. Il Francavilla sprofonda, i rossoblù cadono anche a Barletta per 1-0. Un gol di Loiodice condanna i sinici all'ultimo posto in classifica con appena un punto raccolto nelle prime quattro partite di campionato. A decidere il match il gol di Loiodice appunto al 14° minuto di gioco. Noi ora invece ci spostiamo alle prime pagine degli altri quotidiani regionali oggi in edicola. Partiamo dal Quotidiano del Sud. In apertura troviamo la politica: dopo voto, l'assedio del PD alla Regina, Margiotta rilancia la questione femminile, mentre nel partito crescono i mugugni contro il segretario e la richiesta di un chiarimento vero. Braia e Polese sulle elezioni, funziona l'asse Italia Viva Azione. A Potenza, come abbiamo appena visto nel servizio, prove per la capitale dei giovani, il comune prepara la candidatura per il 2020. Per quanto riguarda invece sempre la pagina politica, Latronico quarto in regione, in Basilicata partite le grandi manovre per il dopo Bardi, nuovi rapporti di forza riducono al minimo le possibilità di un bis del generale. Ci spostiamo nel taglio basso, gas con Fapi chiede la svolta a Bardi, lettera alla regione, l'Europa consente una deroga per aiutare anche le imprese, è chiesto un incontro e un intervento urgente per compensare i rincari energetici. A Villa d'Agri invece strada impossibile, arrivare all'ospedale è un rischio. E poi per quanto riguarda invece la cronaca giudiziaria, la sentenza, avvocatura regionale, il TAR dice sia l'operazione di riordino, respinto il ricorso contro i provvedimenti. Ci spostiamo alla prima pagina della Gazzetta di Basilicata, in apertura l'allarme per l'aumento dei costi energetici, la Basilicata dei nuovi poveri con De Salvo di Confapi che chiede lo sconto in bolletta per il gas anche alle imprese lucane, sono oltre 26.000 lucani che percepiscono il reddito di cittadinanza, tema che ha inciso sul risultato elettorale e sul primato del Movimento 5 Stelle nella nostra regione alle ultime elezioni, come peraltro anche nel resto del sud. Bus a Potenza, tutto pronto per l'era Miccolis, mezzi e scale mobili gratis per il mese di ottobre. Da sabato circoleranno in città i bus del nuovo gestore. Ci spostiamo nel taglio basso, a Potenza il capoluogo si candida a diventare città dei giovani, a Matera invece tribunale nel caos, la Camera Penale minaccia astensioni, la giornata dell'aborto sicuro si è celebrata ieri, in Basilicata l'80% di medici obiettori. Per quanto riguarda invece a Potenza e Matera, sportelli dell'ADOC per orientare i consumatori. Noi ora, prima di passare ad un rapido sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, come sempre diamo spazio alle previsioni del tempo. Un saluto, ben ritrovati con le previsioni di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì il tempo sul nostro paese continua ad essere dominato da un flusso fresco instabile nord atlantico che alimenta poi una circolazione depressionaria che attraverserà l'Italia tra giovedì e venerdì. Infatti osserviamo la mappa della nuvolosità che ci mostra come molte nuvole attraversano il nostro paese portando precipitazioni a carattere sparso. Infatti dallo zoom delle piogge saranno soprattutto le regioni tirreniche ad avere acquazzoni temporali, anche la Sardegna in movimento poi verso il settore adriatico, ma poi nella seconda parte del giorno andrà attivandosi dell'instabilità anche sul nord Italia. Più nel dettaglio, quindi, avremo una giornata, come dicevo, instabile su gran parte dei settori tirrenici con fenomeni anche temporaleschi in estensione poi nella seconda parte del giorno al comparto adriatico, ma anche sulle pianure tra Lombardia e Triveneto andrà attivandosi dell'instabilità dal pomeriggio in serata con acquazioni temporali sparsi, precipitazioni che sulle Alpi assumeranno anche carattere nevoso a partire dai 2000 metri di quota con clima chiaramente più umido e fresco. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate l'app di Trebimeteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, nubi e schiarite, con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati.
Rassegna stampa nazionale che parte dal Corriere della Sera. In primo piano c'è l'analisi post voto, governo tensioni sul Viminale, la Cassazione corregge l'elenco degli eletti, Bossi torna in Parlamento, stime riviste intanto frena la crescita. Incontro ieri tra Meloni e Salvini, la Lega chiede il Ministero dell'Interno per il proprio leader ed evoca l'appoggio esterno. Apertura simile anche per Repubblica che parla di un vero e proprio ricatto da parte di Salvini, finisce male il primo vertice tra Meloni e il segretario del Carroccio, la Lega pretende il Viminale per il suo leader, altrimenti sarà appoggio esterno. Il Ministero dell'Interno sbaglia nell'attribuzione di alcuni seggi, Bossi eletto. Per quanto riguarda invece la giornata dell'aborto sicuro che si è celebrata ieri, manifestazioni in tutta Italia a difesa della 194. E poi per quanto riguarda la NADEF, il PIL frena nel 2023 allo 0,6%, ma Draghi lascia un tesoretto da 20 miliardi di euro. La stampa sceglie anche l'apertura di stampo politico, sussidi e bonus, i tagli di Meloni, tregua però, la stampa parla di tregua tra Fratelli d'Italia e la Lega con le richieste di Salvini che sarebbero vice premier e ministro dell'agricoltura. Buongiorno alla giustizia, Bossi intanto ripescato. Via libera alla NADEF, il PIL rallenta più 0,6% nel 2023. Ci spostiamo ora ai temi economici con il Sole 24 Ore che in realtà oggi in primo piano parla di giustizia, in porto le riforme del PNRR con il Consiglio dei Ministri di ieri, dopo i pareri delle Camere, via libera finale dei ministri ai tre decreti attuativi. Si parla della revisione del processo civile, di quello penale e del nuovo ufficio del processo. Vedremo quindi nel dettaglio come cambierà la giustizia in Italia dopo questa riforma. Chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale con un rapidissimo sguardo anche ai quotidiani sportivi. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, in apertura si parla di calciomercato, Skriniar ecco i soldi, Zhang e dirigenti deve restare all'Inter, si parla delle manovre per l'eventuale rinnovo di contratto per il difensore, il presidente con gli oltre 100 milioni di finanziamento dà l'ok per prolungare con il difensore e respingere così ulteriormente gli attacchi del Paris Saint-Germain che già si era fatto avanti con insistenza la scorsa estate. Chiudiamo con la prima pagina di Tutto Sport che vi ricordo trovate ogni giorno in abbinamento gratuito con la Nuova del Sud, due quotidiani al prezzo di 1,50 euro. Qui in primo piano ci sono ancora le polemiche arbitrali di due settimane fa per quanto accaduto in Juve Salernitana e ancora vogliono avere ragione. Questo è il titolo scelto da Tutto Sport. FIGC e arbitri insistono con la mancanza delle immagini per giustificare l'ingiusto annullamento del gol di Milik in Juve Salernitana, ma così aggravano l'errore. Non sarebbe più facile ammetterlo, si chiede il quotidiano di Torino. Prima di salutarci, come sempre, un rapidissimo sguardo anche al web con i siti dei principali quotidiani nazionali. Partiamo da Repubblica.it, la minaccia di Salvini senza il Viminale, soltanto il sostegno esterno al nuovo governo, mentre per quanto riguarda invece Corriere.it, apertura molto simile, ultimatum della Lega, l'ipotesi dell'appoggio esterno se Salvini non avrà il Viminale. È partito già intanto il Toto Ministri, Panetta o Siniscalco al Tesoro. Bisognerà però attendere almeno un paio di settimane per le prime manovre per la formazione del nuovo governo con l'avvio delle consultazioni da parte del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo giunti così alla fine anche di questo appuntamento del giovedì con Prima Notizia, lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Come sempre, prima di salutarvi vi ricordo gli altri appuntamenti informativi della mattinata sulla Nuova TV con le due edizioni del TG Flash, la prima alle 10, la seconda alle 12, per arrivare poi alle 13.50 alla consueta prima edizione della Nuova TG. Da parte mia per il momento è davvero tutto, grazie come sempre per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una serena giornata.